And I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold. And we'll dream impossible. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Cosa dire? È un periodo che è è un lungo periodo che non ci sentiamo. Però diciamo che sarà casualità, sarà, però stanno cambiando tante cose in poco tempo. Quindi è una fase transitoria finché riusciamo a stabilizzarci. Io parlo per me e parlo credo anche per Maurizio, però lo sentirete perché guardate, ci siamo appena scambiati delle idee, delle cose, abbiamo parlato dei consigli e quindi ci stiamo riorganizzando per essere presenti, non dico all'inizio tutti i giorni, però l'obiettivo sarà quello, essere di nuovo presenti tutti i giorni. Ovvio che sapete, non è che bisogna aprire in questo caso un microfono e spararli le cose, no, bisogna sempre dare un'informazione giusta, corretta, quindi informarsi. Poi ci sta quella puntata dove uno esprime la propria idea, il proprio pensiero e così via. Però ecco, quello che vogliamo dirvi è che ci stiamo riorganizzando. Va bene, oggi cosa dire? Beh, il pensiero di oggi è ciò che è successo nella mattinata e nel tardo pomeriggio di ieri. C'è questo forte terremoto che è successo in Turchia, in Siria, quindi sono tante, qui veramente bisogna dire migliaia di morti, e qua veramente dico va un pensiero a queste due popolazioni. Tante volte non c'è la guerra di mezzo dove c'è il sacrificio di persone per difendere la propria terra, la propria abitazione, la propria famiglia, e qui c'è invece la natura che si scatena in maniera violenta, perché all'inizio è stato detto 8.2, poi è stato riconteggiato, rimisurato questo enorme evento in 7.9. comunque non è quello, già 7.9 è devastazione, vedete con quale facilità è riuscito a buttare giù palazzi interi, cioè vedete la natura. Io dico tante volte questo, però sempre, come dico sempre, questo è il mio pensiero, è la natura che si ribella. Vi ho detto, noi siamo qua a rovinare questo mondo, non abbiamo fatto nulla per migliorarlo, e quindi ovvio che a furia di gratta di qua e fai altre porcate dall'altra parte, questa terra, questo pianeta si sta ribellando. Vabbè, questo è il pensiero di oggi. Di cosa voglio parlare? Ma sinceramente volevo parlare un po' di questo Milan, di questa partita vista domenica, un brutto Milan a 360 gradi. Non condivido la scelta fatta da Pioli su questa formazione. Alcuni giocatori, come dico io, erano solo dei cartonati, perché non gli do nulla. Cioè, se analizziamo così sommariamente questa partita e andiamo a vedere i giocatori in campo, partiamo da dove? Sì, dal portiere. Vabbè, dai, possiamo iniziare dal portiere. Sì, è vero, ha fatto quei 2/3 interventi su calcio piazzato, su un calcio d'angolo, palla che rientra, gli dà questa
diciamo che la palla va calciata direttamente in porta, lui va bene, si butta, come in gergo si dice, si butta, la butta fuori. Però sono stati anche tanti gli errori commessi da Tatarusano. Vediamo nel primo tempo, chiede palla, chiede mia, e lì c'è l'intervento di Kier tra la palla e lui, questo non va bene, sfarfalla più volte, si vede anche come calcia la palla, è un portiere Tatarusano che ha paura. Qua in gergo si dice che il portiere ha paura di fare una brutta prestazione, ha paura di andare sui palloni. Quando il difensore interviene, e in questo caso, come detto prima, che lui dice mia, in teoria la logica dice che tutti i difensori sanno che da quel momento in cui il portiere dice mia, si devono bloccarsi, perché il portiere è imparata, quindi è sicuro di andare in presa e quindi fermare diciamo il gioco avversario. Quindi ritornare con la palla tra le sue mani, riniziare il possesso e iniziare una trama di gioco. Tutto questo Tatarusano non lo fa, quindi non accentua l'inizio di gioco partendo dalla difesa, sapendo che il Milan, la grande capacità che aveva era di giocare due tocchi in palla a terra. È un Milan che ha sempre fatto un bel gioco, anche nella partita dell'altra sera, è un Milan che lancia palloni. Quindi che sia fatto dal portiere, che sia fatto dalla difesa, non rare sono state le volte che Milan parte con un'azione dalla difesa, diciamo dalla propria area, fraseggiando. Io sto parlando, dopo arriverò anche all'Inter, se i minuti me lo consentono, se mille cose mi porteranno a parlare anche dell'Inter. Un Calabria, ecco qua, un Calabria inesistente, sapendo cosa sa fare questo giocatore, perché è sempre veramente dato l'anima per la maglia, e quindi ma un'altra serie inesistente per lui. Infatti c'è stato il cambio, è stato veramente, ho respirato, ho tirato fuori un grosso respiro, meno male, perché quello che sa fare non ha fatto nulla. Un Kier che non sa difendere, non sa andare in marcatura, non sa tenere la marcatura, non si posiziona mai ottimamente sulle palle inattive dell'Inter. Infatti il gol che è scaturito dell'Inter su questo bel colpo di testa è sulla sua mancata marcatura. Ma non è solo marcare il giocatore, è anche come l'ha marcata e dove si è posizionato. Entrambe le cose le ha fatte male. Quindi poi parlare di altri giocatori, vabbè, un Tonali sottotono può essere dato anche, io non è che lo difendo Tonali, però si vede che è un giocatore, in questo caso io ho analizzato, visto da me, io non sono nessuno, come dico sempre, però si vede un giocatore stanco, un po' secondo me dato anche dalle cattive prestazioni di questa squadra. Cioè prendere 5, come si dice in gergo, 5 pere dal Sassuolo, non è facile digerirle. Quello lo dico, ho visto un Tonali su questa linea qua, anche questo, un Giroud, vabbè, parliamo un Messià inesistente, è uno che cavalca la fascia, poco niente, cerca sempre, diciamo l'80% delle volte uno che ti salta l'uomo, quindi riesce poi a fare dei cross di destro e di sinistro. Sera, l'altra sera, nulla affatto. Mi è piaciuta, vabbè, parliamo di Origi, lasciamolo stare, non ne voglio neanche parlare. Un giocatore acquistato, non si sa neanche le motivazioni perché è stato acquistato. A me, sinceramente, a me non piace. Poi, parlando di Giroud, vedete cosa ha fatto, cosa ha fatto? Niente ha fatto. Cioè l'unica possibilità plateale per il Milan per pareggiare la partita lui l'ha sprecata, perché è statuario, si vede che è sulle gambe, ma lontano 30 km si vede che è sulle gambe, non ha elasticità, non ha rapidità, non ha la prontezza
per girarsi e mettere la gamba lì e picchiarla dentro. Tutte queste cose non ce l'ha, si è notato. Quindi per quello dico, non condivido le scelte fatte da Pioli. Vedi la panchina, guardate che c'era dentro. C'era dentro Salemakers, anche parlando di Salemakers. A me sinceramente non piace, però piuttosto di vedere un Messia così, metto dentro Salemakers. Un Diaz dove da quando è entrato ha cambiato, ha svoltato la partita. La sua fantasia, la sua velocità, salta l'uomo, porta palla, cioè sposta. Quando si dice porta palla è perché lui ha avuto la capacità di spostare i giocatori dell'Inter, quindi creare gli spazi di gioco. Poi è rientrato Leao, ecco lì un'altra pedina che ha contribuito a migliorare il gioco di squadra. Non ha fatto tanto, però meglio di chi c'era sicuramente l'ha fatto. Abbiamo creato di più, quindi abbiamo, io sportivo milanista, però mi rivedo in campo per 90 e passa minuti un Krunic dove io sinceramente non l'avrei portato, ma mi ha neanche messo in lista per questa partita Krunic. Vorrei sapere dov'è un Bennacer, dov'è la ruspa di squadra, cioè dov'è la ruspa. Io la chiamo la ruspa Bennacer per le doti che ha, perché rientra, attacca, difende, ti fa il fallo tattico, fa mille cose. Sto giocatore non c'è, dov'è? Boh, non si sa, è rimasta a casa, va bene. Per quello dico, non condivido assolutamente le scelte di Pioli. E quello che mi fa di più arrabbiare è che un allenatore, quando mette in campo una squadra del genere, è palese che ti sta dicendo gioco così per non prendere gol, cioè gioco così per non farmene fare una barcata, e quindi non va bene. Cioè Pioli deve mettere in campo una squadra per vincere le partite, non per difenderle o per non prendere le goleade. Questo non va bene. Questo no. Forse, non dico forse, non vorrei essere, però Pioli sta marcando male. Cioè non è più nelle sue interesse, cioè non è più nel suo interesse far vincere questa squadra, perché non si può in un mese e mezzo prendere tutte, perdere tutte queste partite in maniera brutta, poi non creando gioco, non facendosi sentire a bordo campo di giocare palla a terra, due tocchi palla a terra. I giocatori non l'ascoltano più. Ovvio che da casa non puoi dire sì è vero, no non è vero, perché non hai la capacità di dire questo, perché non lo vedi, non lo ascolti, quindi non posso dire questo. Però sono tutte cose di probabilmente, io posso dire probabilmente. Quindi vi ripeto, ma un po' dettato un po' da tutti, però vedo sempre un Hernandez in palla, un Hernandez che non molla mai, anche se come è successo gli cambia anche di posizione, ma non cambia sto giocatore. Cioè lui è così, è tenace, ci crede in tutto quello che fa. È vero, sì, ci sta, c'è quella partita dove sfarfalli, c'è quella partita dove non riesce a dare il 100%, però c'è, a differenza di alcuni, vi ripeto, io metto sul podio Krunic, un giocatore, io dico sempre, senza, non ha né amore né sapore, non ha niente. E poi, ripeto, è finito, si è chiuso il calciomercato e il Milan continua a giocare senza punta, perché non mi dite che si può giocare un campionato e delle coppe con gli attaccanti che abbiamo. Cioè punte non ne abbiamo, fuori Ibra, abbiamo visto le condizioni dell'altra punta, del francesino, quindi cioè, ragazzi, dove andiamo? Chi è che la mette dentro? Chi è che ci deve pensare? Quindi per quello dico, non va bene così. No, non va bene, cioè questa è la mia analisi. Se dall'altra parte abbiamo visto un Inter dove all'inizio vedendo come giocava il Milan credeva nella vittoria, ma se guardate gli ultimi 20-25 minuti è un Inter arrendevole.
bisogno, cioè io l'ho vista sotto occhi, non, vi ripeto, non da sportivo milanista, ma da allenatore. Quando iniziate a vedere che intanto Diaz iniziava a creare gioco e faceva tante belle cose, c'è stato un Inter arrendevole. Che poi due gol annullati, ma perché c'era il fuorigioco, io subito l'ho visto, c'era il fuorigioco, ma magari era millimetrico, però per me, così per così, ho detto no, ma questo è un fuorigioco, cioè il Toro è in fuorigioco. Poi un Lukaku che trattiene il giocatore del Milan per il collo, ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare, dove? È quello che dico io, è così, cioè la mia analisi è questa. Dico solo che è un Milan che, secondo me, come facevano i vecchi presidenti, è un Milan che dovrebbe stare rinchiuso una settimana e non uscire più da Milanello finché le situazioni si risolvono. Questo è tutto quello che ho da dire per oggi. Quindi va bene così. Per oggi va bene così. Io cosa vi auguro? Io vi auguro solo una buona giornata e sicuramente domani ci risentiamo, perché ho tante piccole notizie da darvi. Buona giornata a tutti.
Buongiorno, ho fatto il caffè. Vado un po' a Ok, ti ho fatto il caffè, sono le 8 e 10, i bambini dormono, ma Amelie da vestire e svegliare. Ja, wenn du jetzt da so blöd schaust, bräuchte das ist nichts wert. No, Adesso io sono ancora qua un po', ma mi preparo e cerco di svegliare Amelie tra poco. no. Allora, io ti sentire, questo ti ho preso il bancomat, ho preso 100 euro, Ok. 50 del sonno nel tuo portafoglio, così ci sono dei contanti. Allora il bancomat ce l'ho io. Ja, das ist okay, das hängt. Ludwig mi ha dato 50 euro stanotte. Che? Ludwig. Ludwig. Ok. Das ist ja nett.